Isolamento termico a cappotto. Il decreto legislativo 311 del 2006 ha fissato dei criteri atti a disciplinare le diverse metodologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il mancato o insufficiente isolamento termico, verificabile con una speciale termocamera, determina la presenza di ponti termici, che a loro volta sono causa di formazione di muffe e che compromettono la salubrità dei locali. Intervenire con un sistema di isolamento a cappotto evita la formazione di ponti termici, riducendo drasticamente i costi di riscaldamento e raffrescamento, e svolge una funzione protettiva sulle superfici dell'edificio. Posa del sistema a cappotto. L'intervento, assolutamente necessario sugli edifici nuovi per rientrare nei parametri di legge, è invece opportuno e consigliato nella riqualificazione degli edifici esistenti. Il sistema isolamento termico fassa-bortolo prevede l'utilizzo di lastre isolanti di diversa natura. In questo caso descriviamo la posa del sistema a cappotto con una lastra in EPS in un edificio nuovo. La prima operazione da svolgere consiste nel verificare la planarità e la pulizia del supporto. Nel caso le imperfezioni riscontrate risultassero eccessive, si renderà necessario intonacare preventivamente la superficie. L'installazione dei pannelli isolanti viene preceduta dalla posa del profilo di partenza, che svolge la duplice funzione di sostenere i pannelli finché il collante non abbia sviluppato le proprie caratteristiche e di agevolare, se a vista, lo scorrimento dell'acqua grazie al gocciolatoio integrato. La posa del collante per cappotto può avvenire a strisce e punti, oppure a superficie piena. La scelta di una o dell'altra soluzione va fatta in funzione della minore o maggiore planarità del supporto. È importante rimuovere l'eccesso di collante che dovesse debordare dal retro della lastra durante l'incollaggio. In linea di principio, le lastre vanno posizionate a giunti sfalsati sia in parete che nella costruzione dell'angolo. Eventuali fessure vanno riempite con lo stesso materiale isolante. Nel taglio, la perfetta ortogonalità delle lastre si ottiene utilizzando l'apposita taglierina a filo caldo. Il sistema a cappotto fassa-bortolo prevede l'utilizzo di adeguati fissaggi meccanici nella misura minima di 5 tasselli per metro quadro. I tasselli devono avere una lunghezza tale da consentire la penetrazione per almeno 3 cm nel supporto murario. Tutti gli spigoli devono essere realizzati con gli appositi paraspigoli, avendo cura di posizionare quelli dotati di gocciolatoio nei punti di scolo dell'acqua piovana. In corrispondenza degli angoli delle aperture di porte e finestre, è opportuno prevedere l'utilizzo di pezzi di rete appositamente sagomati. Successivamente si procede con la rasatura delle lastre annegando la rete d'armatura, necessaria per conferire adeguata resistenza sia agli urti che alle sollecitazioni meccaniche e termiche del sistema. La rete nei punti di giunzione dovrà essere sovrapposta per almeno 10 cm. La stesura del secondo strato di rasante livella la superficie preparandola per la posa della finitura decorativa. A supporto stagionato, le finiture applicabili possono essere di diversa natura a seconda del legante utilizzato, idrosiliconico, ai silicati, acrilico e disponibili in varie granulometrie. In funzione del prodotto scelto, è necessario applicare il rispettivo fissativo. In alternativa, si può stendere una mano di pittura dello stesso colore del rivestimento. Dopodiché, si procede con l'applicazione del rivestimento colorato e contestuale frattazzatura. Un edificio a basso consumo energetico è il primo passo per salvaguardare l'ambiente.